Amici sportivi di Prima TV, buongiorno da Pellegrino Marciano, stadio Partenio Lombardi di Avellino. Questa mattina i lupacchiotti di mister Alessandro Fabbro possono scrivere un'altra bella pagina di storia. Under 17, ritorno dei quarti di finale playoff e Avellino contro Prosesto. Si parte dal risultato di andata 0-1 dell'US Avellino. In tribuna Terminio, come sempre nascosti. Adesso Rusciano, uno contro uno, il cross nel mezzo, attenzione, vediamo sul secondo palo la palla che arriva lì, per il terzo, il gol di Napolano, passa l'Avellino al minuto numero 2, Avellino 1, Prosesto 0, Agostino Napolano. È auto di sinistra, Danna va uno contro uno con Aiuke, attenzione a Di Martino che la può mettere dietro, dove c'è Rusciano, 2-0 per l'Avellino, Luigi Rusciano al minuto 19, azione magistrale dei biancoverdi con Di Martino che l'ha messa dietro, l'ha vista col terzo occhio, quello dietro la testa, è arrivato Rusciano col piattone destro, non poteva, non doveva, non ha sbagliato, 2-0 al Partenio Lombardi. Attenzione a Fusco che può andare in campo aperto, salta l'avversario Fusco, la sterzata Fusco, 3-0 per l'Avellino, bomber, Salvatore Fusco fa tutto da solo e la mette dentro, per quello che è un super gol, per quello che è il gol del Tris, per quello che è il 3-0 dell'Avellino da parte dei Lombardi al minuto 36. 3-0 per l'Avellino di Fabbro, partita in ghiaccio e con questa temperatura, secondo me è quello che ci voleva. Donettato alla Prosesto, limite dell'area, palla dentro, il tiro, c'è il gol di Cotugno, la riapre subito la Prosesto dopo 40 secondi, il gol di Cotugno. Dalla bandierina ci va Brugnara, parte il cross di testa, si alza un campanile sul tocco di Toldo e poi c'è il gol della Prosesto, incredibile, gol della Prosesto, e forse è stato Sant'Ambrogio a metterla dentro, il gol della Prosesto al quinto, si riapre praticamente tutto. C'è un lancio verso Parazzini, dall'altra parte la Prosesto la tiene in gioco il numero 13 dei biancazzurri, attenzione Parazzini per Cotugno in aria, va col destro a girare e c'è il gol del 3-3, il 3-3 della Prosesto al 40esimo, ancora con Cotugno, destro a girare molto molto bello, 5 minuti di recupero. Tanto qui la sala vuoto, che pasticcio di la sala, gol della Prosesto con Sant'Ambrogio, clamoroso al Partenio Lombardi, la Prosesto la ribalta da 3-0 a 4-3, si va ai tempi supplementari, resta comunque una clamorosa impresa quella della Prosesto che dal 3-0 la ribalta incredibilmente al 4-3. Uno contro uno Leonardo con Missaglia, può chiudere la partita Leonardo, palla sul sinistro, Leonardo resta lì al limite dell'area, ancora Leonardo, salta l'avversario, va col destro, Edoardo Leonardo finisce qui, si può dire la partita del Partenio Lombardi sotto l'incrocio con il destro, dopo la bella giocata aveva perso un po' l'attimo ma l'ha messa dentro per il 4-4 che va a regalare, si spera a 4 minuti dalla fine, la semifinale all'Avellino. Che grande gol quello di Edoardo Leonardo, l'avevamo detto, il grande assente dal primo minuto, ci ha messo la firma, un super gol. È esploso il Partenio Lombardi, cross in aria, attenzione, Toldo di testa, la palla scivola via e questa volta sì, 1, 2 e 3, può partire la festa dell'Avellino che conquista la semifinale
playoff nazionale Under 17. Una partita davvero bellissima dal punto di vista dello spettacolo, un po' meno forse per Mister Fabbro e i suoi ragazzi che hanno sofferto e hanno anche temuto di non farcela sul 4-3 quando la Pro Sesto ha portato questa partita ai tempi supplementari. Onore e merito alla Pro Sesto per averci creduto fino alla fine, per aver ribaltato la partita dal 3-0 al 4-3. Entrano in campo anche i ragazzi dalla tribuna, l'Avellino si regala le Final Four che si terranno il 15 e il 17 giugno, il 15 la semifinale allo Stadio della Vittoria di Tolentino alle ore 17 e poi alle ore 20 l'altra semifinale al Recchioni di Fermo, 17 giugno ore 20 la finalissima. L'Avellino spera ovviamente di arrivarci. Volevo vincerla sta partita e gli avevo spiegato che si poteva vincere e lasciarli morti perché 3-0 erano morti solo facendo molto bene il primo quarto d'ora. Ho detto le prime palle sopra, purtroppo la prima palla abbiamo fatto un retropassaggio, poi siamo andati in paura, non c'è esperienza, vanno in paura i grandi, figuriamoci i ragazzi, quindi sono felice che si sono ripresi e ci siamo guadagnati una semifinale per me meritata per tutto quello che è andato e per la crescita che hanno avuto durante tutto il periodo. Ovviamente vanno i complimenti alla Pro Sesto, ai ragazzi della Pro Sesto che ci hanno creduto sempre, ci hanno messo in difficoltà e hanno anche dei bei giocatori, quindi complimenti a loro. Mi dispiace, sinceramente mi dispiace per loro perché penso che l'amarezza sia grande, però in semifinale potevamo andare solo noi.